Dunque, abbiamo fatto una panoramica dei vari sistemi di coordinate. Allora, vediamo qui, abbiamo detto che ci sono i cartesiani e gli ellissoidici, no? Allora, questo è, per esempio, cartesiano 3D. Vi ricordate? Cioè quelli che possono anche fare a meno di avere un ellissoide, perché le coordinate di ogni punto sono coordinate tridimensionali della superficie terrestre. E qui abbiamo un'altra figura che illustra lo stesso sistema di coordinate. E dice un sistema di coordinate basato su un dato geodetico. Questo è il geocentrico, vedete? CRS sta per Coordinate Reference System. Questo è geocentrico. Il geocentrico quindi può anche prescindere da un ellissoide, perché c'è questa terna d'assi che individua qualsiasi punto sulla superficie o anche non sulla superficie terrestre. Vediamo un altro tipo di sistema di riferimento. Ah, volete che ingrandisca forse? Qui come al solito. Ah, vedete il cursore questa volta. Allora, altro tipo di sistema di coordinate, geografico. Quindi quello era geocentrico, questo è geografico e vedete, può essere o geographical 2D, quindi solo con latitudine e longitudine, o eventualmente geographical 3D, latitudine, longitudine e altezza. Altezza che può essere sull'ellissoide o sul geoide. Quindi qui abbiamo un esempio di, però la figura qui non è chiara, vedete, non so se vedete, questo è un geografico 2D, dove vedete il punto, non c'è un'altezza sull'ellissoide, se guardate qui. Questo invece è un geografico 3D, perché abbiamo anche l'altezza sull'ellissoide. E dice sono CRS, cioè Coordinate Reference System, geodetici. Questo invece è l'altro tipo di CRS ed è il proiettato, projected. Qui abbiamo due esempi. Allora, uno è questi, o meglio, partiamo da questi due che diciamo già conosciamo abbastanza, perché abbiamo una proiezione cilindrica diretta, vedete, dove la Terra è impacchettata in un cilindro verticale, quindi con l'asse del cilindro coincidente con l'asse di rotazione terrestre. Attenzione che l'altro giorno a un esame uno studente non sapeva cos'era l'asse del cilindro. Io non l'avevo detto perché diciamo, mi sembrava, però l'asse del cilindro, adesso ci vorrebbe un disegno, diciamo, fatto a mano. Comunque, il cilindro è delimitato da due cerchi, no? Da due circonferenze. L'asse del cilindro è quello che passa per i centri delle due circonferenze parallele.
Allora, questa invece è una cilindrica trasversa e sono tutte e due proiezioni che furono messe a punto da Mercatore, credo, insomma, alcuni secoli fa. Questa si chiama proiezione di Mercatore e questa proiezione trasversa di Mercatore, ma non perché tutte le cilindriche dirette sono proiezioni di Mercatore, perché cambiano comunque le formule di proiezione. Qui su invece abbiamo un tipo di proiezione conica, che noi diciamo non siamo entrati molto nel dettaglio, credo, però le proiezioni sì, le abbiamo parlato delle proiezioni coniche, dove vedete la superficie della Terra viene proiettata su un cilindro, che poi una volta sviluppato ci dà una cartografia piana con questa forma, con i paralleli, i meridiani rettilinei e i paralleli curvilinei. Dunque, allora, questi due sistemi di riferimento sono due esempi di sistemi di riferimento proiettati. Quindi, mentre nei sistemi di riferimento nei sistemi di riferimento geografici, le coordinate sono latitudine e longitudine. Le due coordinate base sono latitudine e longitudine. Nei sistemi di riferimento proiettati, come si chiama, le coordinate sono date in metri, in chilometri, insomma, sono lineari, sono lunghezze. E vengono chiamate in genere est e nord, a volte vengono chiamate x e y, però di solito sono est e nord come nome. Ah, ecco, era su questa che ci eravamo lasciati. Allora, questa tabella, diciamo, è parecchio importante. Allora, le prime due colonne ci danno sostanzialmente due sinonimi. Allora, partiamo dalla parola datum. Datum è come sinonimo è un sistema di riferimento. O TRS, Terrestrial Reference System. Che cos'è? È un insieme di parametri, come dice qui, che definisce il sistema di coordinate e stabilisce la sua posizione rispetto alla superficie della Terra. Definire un sistema di coordinate vuol dire, per esempio, creare una coppia d'assi cartesiani, oppure stabilire un ellissoide come sistema di riferimento nel caso. Ah, vabbè, devo dirvi un'altra cosa. Vabbè. Comunque, un ellissoide, oppure stabilire un ellissoide e stabilisce la sua posizione rispetto alla superficie della Terra. Io sto, diciamo, leggendo, traducendo dalla. Che vuol dire stabilisce la sua posizione rispetto alla superficie della Terra? Per esempio, la maggior parte dei sistemi di riferimento geografici, cioè quelli che hanno come base un ellissoide, quindi non un sistema d'assi cartesiani, ma un ellissoide, hanno come l'origine di questo sistema, cioè c'è l'ellissoide, poi però bisogna contare le coordinate, no? Dare dei numeri. Quindi dobbiamo stabilire qual è il parallelo zero e qual è il meridiano zero. Allora, quasi tutti i sistemi di riferimento ellissoidali geografici hanno come parallelo zero l'equatore e come meridiano zero quello di Greenwich. Questo vuol dire, vedete qui, states its position with respect to the Earth's surface. Quindi stabilisce la sua posizione, cioè la posizione del sistema di coordinate,
rispetto alla superficie della Terra. Cioè l'origine del sistema di coordinate è costituita dal meridiano di Greenwich e dall'equatore. Poi c'è questa qui, datum realization, o come sinonimo terrestrial reference frame, quindi quello era terrestrial reference system. Questa è terrestrial reference frame. Di questo credo anche abbiamo parlato, cioè questa viene chiamata realizzazione o materializzazione del sistema di coordinate, vero? Ed è, vedete qui, è l'infrastruttura di punti noti, infrastructure of known points that makes the coordinate system accessible to users. È l'infrastruttura di punti noti che rende il sistema di coordinate accessibile agli utenti, perché noi abbiamo bisogno di questa rete di punti noti, quindi punti noti che vuol dire di coordinate note, di coordinate misurate con strumenti, con sistemi di alta precisione, no? Sui quali noi possiamo appoggiare dei punti secondari, cioè l'angolo. Poi possiamo l'angolo dell'appezzamento, o dove posizioniamo un semaforo, faccio per dire, quelli sono punti secondari, diciamo, che si basano su questa rete di punti noti. Prima mi stavo interrompendo perché mi ero ricordato una cosa che vi dovevo dire, però poi mi sono dimenticato. Quando è stato? Dunque, già che riprendiamo una di quelle che abbiamo visto. Ah, ecco, mi sono ricordato che cosa vi dovevo dire. I sistemi di coordinate, Coordinate Reference System, CRS, geocentrici e geografici, vengono chiamati geodetici. Quindi praticamente diciamo i non proiettati, questi due, vedete? Geocentrico e geografico. Vengono chiamati geodetici. Quindi, diciamo, i criteri sono tre: geocentrici, geografici e proiettati. Geocentrici e geografici sono sistemi di riferimento geodetici. Qualcuno vuole dirmi, anche rileggendo gli appunti, la differenza, perché tra quelli cominciamo tra quelli proiettati e quelli geodetici. Volevo un attimo controllare, diciamo, verificare insieme se avete preso gli appunti bene, quindi che non vuol dire se siete bravi a prendere appunti, ma se io ho spiegato con sufficiente chiarezza, perché mi rendo conto che gli argomenti sono un po', insomma, non sono facilissimi. Quindi se qualcuno, diciamo, cioè se io vi facessi adesso con gli appunti davanti la domanda, dimmi la differenza, fammi una classificazione dei sistemi di riferimento, no? Che può essere una domanda d'esame. Allora io direi, visto che l'argomento è un po', diciamo, complicato,
Simuliamo questa domanda d'esame adesso con gli appunti davanti, ma più che altro per verificare se avete degli appunti che poi vi aiuteranno effettivamente durante. C'è qualcuno che vuole. Noi quando abbiamo fatto la riprima dei sistemi di riferimento, abbiamo detto che classifichiamo in cartesiani le sue indici. Oh. Allora, questo è. Dunque, i sistemi cartesiani, come dice la domanda è, cioè, o meglio, tu come ti chiami? Gabriele. Allora, De Carolis ci ha detto, noi li abbiamo classificati come cartesiani ed ellissoidici. Giustamente perché. Quello, diciamo, è l'altro modo di classificarli. Perché un sistema cartesiano, per esempio, è questo, che è un cartesiano 3D, o anche questo, che è un cartesiano 3D. I cartesiani 3D, perché si chiamano, cioè, o meglio, i sistemi cartesiani, perché si chiamano cartesiani? Perché si basano su un sistema di due o tre assi cartesiani, punto. Però attenzione, sia il geocentrico, sia il, questo qui, il proiettato, sono sistemi cartesiani, ma sono molto diversi fra di loro. Perché? Allora, partiamo dal geocentrico. Il geocentrico è un sistema cartesiano 3D, ma la differenza non è perché è 3D o 2D, è per dove si trova l'origine degli assi. Nel sistema geocentrico, l'origine degli assi è al centro della Terra. O almeno al centro della Terra per come viene individuato in quel sistema di riferimento. Diciamo al centro della Terra per brevità. E quando noi diciamo le coordinate x e y in un sistema geocentrico, stiamo attenti perché questo punto xy, attenzione, non vuol dire xy non vuol dire le coordinate di superficie sulla Terra, perché un punto di coordinate x1, y con 1 può trovarsi anche nella crosta, all'interno della crosta terrestre, vedete la figura? Cioè il punto, in questa visualizzazione, si vede la penna dove cavolo sta. Comunque, dove la Allora, vedete questo punto qui? È di coordinate x1, y1, no? E dove si trova questo punto? Si trova praticamente a metà del raggio terrestre, si trova dentro la Terra, no? Poi al di là della z che può avere. Diamogli una z. Allora, la z, vedete in che direzione va? Dal centro della Terra verso il polo nord. Allora, se la z che va in questa direzione, ma mi arrischio, se la z si ferma qui, il punto è ancora all'interno della Terra, all'interno della Terra. Se la z, mo, diciamo, abbiate pietà per questo disegnatore, se la z, faccio per dire, arriva qui, magari siamo arrivati sulla superficie della Terra. Quindi le coordinate xyz di questo punto sono queste, sono quelle di un normale sistema di coordinate cartesiano 3D. Quindi guardiamo adesso un sistema cartesiano 2D. Allora, i sistemi cartesiani 2D, dato che non sarebbe di nessuna, un sistema cartesiano 2D potrebbe matematicamente, geometricamente, si potrebbe anche impostare esattamente come vedete questo, ma senza la z.
Però ditemi voi che utilità potrebbe avere. Cioè, dato il piano equatoriale, immaginiamo di fare di dividere la Terra in due con un piano, allora quello sarebbe il nostro piano XY. E che ce ne facciamo di sapere le coordinate XY di questo punto qui, che sta dentro la Terra? Non ci serve. E quindi i cartesiani 2D, i cartesiani 2D sono questi. Vedete, per esempio, questa qui Proiettato. sono i proiettati. Allora, questo per esempio, qui non abbiamo la proiezione, qui abbiamo la proiezione cilindrica, ma è ancora prima dello sviluppo, no? Non è ancora sviluppata. Abbiamo qui una proiezione conica sviluppata. Allora, voi mi direte, e vabbè, ma pure qua si vedono, per esempio, delle linee curve, no? In questo caso sono i paralleli curvi. Però, questa, essendo proiettata, ha le sue coordinate in metri. E come si ottengono, come si visualizzano le coordinate in metri? È presto detto, se trovo la diapositiva, maledetta la miseria, eccola. Allora, vedete, questo è un sistema proiettato, no? Un sistema sì, di riferimento proiettato. Anche nei sistemi proiettati, noi vediamo, per esempio, qui abbiamo i paralleli curvilinei e anche i meridiani. Questa è la proiezione trasversa di Mercatore, ma non ha importanza quale proiezione è. Diciamo, è una proiezione. Allora, che si fa? Si sovrappone per avere le coordinate in metri proprio su un cartesiano 2D. Che si fa? Si sovrappone alla, diciamo, alla mappa, si sovrappone un reticolato a maglie quadrate. Su questo reticolato a maglie quadrate si disegna, si stabilisce un sistema di assi cartesiani che qui ha chiamato X e Y, però normalmente si chiama Est e Nord, dove l'asse X è l'equatore e l'asse Y, cioè l'asse Nord-Sud, è il meridiano centrale del fuso. Però a questo punto il nostro riferimento visivo sulla carta è questo reticolato, mi sparisce sempre il cursore, è questo reticolato a maglie quadrate, vedete? Magari per darvi un'idea. Allora, questa è una carta IGM. IGM sta per Istituto Geografico Militare. Riuscite a vedere questa quadrettatura violetta? Guastamacchia. Vieni a illustrare questo.
Dai, veloce, che i tempi televisivi sono... Allora, a questo punto c'è chi meglio di me potrà spiegarvi cosa sono queste un po' per diversificare la... No, prof, non scappi, mi aiuti. Ci sono i tasti invertiti. Dovresti tenerlo con la sinistra. Ok, meglio. Vabbè. Allora, partiamo da questo reticolato di colore violetto. Lo vedete tutti quanti? Va meglio così. Allora, rispetto alla diapositiva che abbiamo appena visto, quel reticolato di color viola, che cos'è? È il reticolo che troviamo. Reticolo cartografico o chilometrico. In questo caso, su questo tipo di carte, l'IGM 50.000 e anche 25.000, è proprio chilometrico, nel senso che la maglia è di un chilometro. Nel 100.000 la maglia è di 10 km, cioè ogni quadrato sarebbe di 10 km nel 100.000. Qui invece abbiamo questa distanza che è un chilometro, cioè ogni quadrato ha il lato di un chilometro ed è quella graticola, quel grigliato che noi abbiamo visto sovrapposto a meridiani e paralleli. Allora, e su questa carta, ora le faccio una domanda un po' più difficile a questa macchina. Su questa carta noi lo vediamo il reticolato geografico, cioè meridiani e paralleli? No, perché sono troppo non larghi. Non ti arrischiare, perché la domanda è sbagliata, la risposta diciamo è quasi è sbagliata. Potremmo all'80%. Potremmo in realtà vedere. Lo vediamo. Noi lo vediamo. Dove lo vediamo? Perché attenzione, queste carte IGM sono tagliate, che vuol dire sono tagliate? Cioè, il fuso 33, che è quello dove siamo noi, 34, dove siamo noi. Non passa nessun meridiano. No, questo fuso diciamo è enorme, no? Anche fatto a scala 1 a 50.000 verrebbe probabilmente l'Italia sarebbe grande come questa stanza, no? Faccio per dire, forse anche di più. Quindi questa carta va tagliata, cioè va suddivisa in fogli. E io abbiamo detto nella scorsa lezione che il taglio delle carte può essere eseguito con criterio geografico o cartografico. Criterio geografico è che sono tagliate secondo meridiani e paralleli. Criterio cartografico che sono tagliate secondo questo reticolato qui, chilometrico o cartografico. Però quelle IGM sono tagliate, hanno un taglio geografico, del quale qui ci sono delle tracce. Ci sono. Bravo, Quindi quello è il parallelo, diciamo la latitudine, 41 gradi, 12 primi e 0 secondi. Quindi 41 gradi e 12 primi. Adesso porta la carta, tirala un po' più giù così vediamo anche, no, più giù. Così vediamo le coordinate di questo vertice, vedi? 41 e 12 sull'equatore e 15 e 20 da dove? Da Greenwich. Su queste carte, attenzione perché su quelle più vecchie, questa coordinata, la longitudine sarebbe stata dal Monte Mario Roma, però questa è da Greenwich. Allora, quindi questo vertice ha delle abbiamo le coordinate geografiche di questo vertice. Andiamo a vedere, per esempio, andiamo giù al vertice qui di sud-ovest.
Allora, la coordinata est, la longitudine, quant'è qui? 15 e 20, uguale. Quindi questo ci fa pensare che tutto evidenzia qui questa linea. O che questa linea sia un meridiano, no? Perché abbiamo 15 e 20 sotto, 15 e 20 sopra, quindi vuol dire che è stata ritagliata secondo un meridiano. Quindi noi, diciamo il reticolato o quantomeno i meridiani, li vediamo, anche se non li vediamo dentro la carta, però ai margini della carta li vediamo. No? Sappiamo dove siamo. Sappiamo dove siamo anche rispetto a Greenwich. E poi abbiamo questo qui, 41,00, quindi questi sono 41 gradi precisi. Adesso per maggior, diciamo, andiamo a vedere, sempre qui, andiamo a vedere verso est, all'estremo est, fino alla carta. Quindi però si è detto che questo taglio è cartografico, no? Geografico. Perché, vedete, questi, dato che sono corti rispetto alla loro lunghezza reale, queste linee qui, seguile con la mano questa, no? Queste linee qui di contorno, noi le vediamo rettilinee, ma in realtà hanno una leggera curvatura perché quelli sono i meridiani e i paralleli come appaiono nell'universale trasversa di Mercatore, cioè curvilinei. Tant'è vero, qui giusto per avere una conferma, abbiamo qui 41 gradi precisi, come era ovest, al vertice ovest, no? Quindi questo ci dà conferma di due cose, che la carta, come ufficialmente dichiarato, è tagliata secondo il criterio geografico, quindi secondo meridiani e paralleli. La seconda cosa, la domanda dove è caduto il vostro malcapitato collega che ha il solo torto, ha due torti, di essere geometra e giovane esploratore. E quindi io i miei corsi li bersaglio sempre, no? Però diciamo amichevolmente. E, no, perché poi scherzi a parte, sono in genere quelli che hanno più competenza su queste cose. Dovrebbero. No, no, che ce l'hanno. E, quindi noi il reticolato geografico, i meridiani paralleli, su questa carta li vediamo. Però qua dove li vediamo sono esattamente il perimetro della carta. Il perimetro della carta è segnato proprio da meridiani e paralleli. E questo lo dobbiamo credere per fede, perché con l'occhio, diciamo, come anche qui tu mi insegni, a ciò che l'occhio non vede bisogna credere per fede. Fa pure rima. Questi contorni della carta sono curvilinei e sono i meridiani paralleli, come noi vediamo dai numeri qui, dalle misure di latitudine e longitudine. Bene, allora, c'è qualche altro geometra o boy scout tra di loro? Anche se, no, dite, se ce n'è qualcun altro. Andrea, magari, Andrea. L'amico lo può dire. Chi è Andrea? Io sono stato scout, ma non geometra. Da chi altro è geometra? Lari. Allora, dai, cioè la come si dice il... Beh, Lari. Forza, forza, dai. Vieni qua, lo zio. Dai, grazie, scusa del bullismo. Allora, adesso la domanda riservata a te è la seguente: i numeri viola cosa sono? Man mano che io dico i numeri viola, eccetera, tu seguili col mouse, così si vede anche meglio. Questi numeri viola, il mouse è invertito, cosa sono? No, fai in modo di vedere un vertice della carta, perché sennò fai vedere solo, quindi torna, no, perché te ne vado da quella parte. Ok, va bene così. Questi numeri che noi abbiamo sotto la carta e al lato della carta, cosa sono? Sì.
sono riportati precisamente per ogni lato del quadrato. Voce. Voce. No. Box. Allora, sono i... è la distanza che va da un quadrato, da un lato di un quadrato a un altro, e, va, e sono i chilometri. Sì, sono chilometri. Questa, diciamo, sì. Questo è giusto, che sono chilometri. Però, allora, per esempio, questo punto, che coordinate chilometriche ha? Basta leggerle. 55, 40. Diciamo 555 e 4540. Sì. Però 555 da dove? Questo è un sistema cartesiano 2D, cioè un sistema proiettato. Qui il piano XY qui non è come nel tridimensionale, che con le coordinate l'origine nel centro della Terra. Qui l'origine è sulla superficie della Terra, o meglio, dell'ellissoide. Quindi, 555 e 4540. Chilometri, sì. Però l'origine degli assi dove facendo fede ai 41 gradi e... no, quei gradi non li devi più guardare, perché è vero che la taglia, la carta è scusate, una parentesi, vi ricordate la diapositiva con i due reticolati sovrapposti? No. Anche su questa carta non tanto si vede, ma i due reticolati sono sovrapposti. Cioè, collegandoci a quella diapositiva, noi è come se vedessimo solo un rettangolino di quella diapositiva, e abbiamo qui la quadrettatura chilometrica che è evidente. E questa qui sovrapposta, cioè il perimetro della carta, non è altro che è il reticolato geografico, no? Quindi noi abbiamo qui i due reticolati sovrapposti, solo che uno lo vediamo su tutta la carta, quello cartografico, e l'altro lo vediamo solo sul perimetro della carta, cioè quello geografico. Però no, a noi adesso interessa, facciamo finta che quello geografico non ci sia. Quindi ricordiamoci questi numeri. Questo qui, 555 e 4540. Allora, andiamo a guardare la diapositiva. Bene. Allora, quel 555 deve essere rispetto a una coordinata, è una scissa, no? Quindi la coordinata est. Rispetto a quale origine sono 555? Allora, rispetto a Greenwich. No, allora. Il sistema cartografico italiano, almeno questo sistema, è policilindrico, cioè è l'universale trasversa di Mercatore, ripetuta più volte ogni 6 gradi di longitudine. Quindi dà origine a dei fusi. Noi su questa carta abbiamo raffigurato il fuso, no? Ci sono i due reticolati, quello curvilineo è il fuso. Dunque, quindi quando noi leggiamo 555 chilometri, da dove sono gli est, no? Quei 55 chilometri, dov'è invece lo zero dei chilometri? Dal primo fuso che troviamo a sinistra. No, il fuso è unico. Attenzione ragazzi, questo... Ok, dai, puoi tornare a qua. No, perché sennò io sto scomodo. Allora, non ridacchiate, perché come lui, diciamo, ha le idee un po' confuse, anche mi ce ne sarà almeno un altro che avrà le idee confuse, quindi... Non ridacchiate. Che stavo dicendo? Qui la risposta, io avevo chiesto a lui, da dove parte quel 555? Allora, una risposta sbagliata, però che si avvicinava, sai quando si dice focherello, poteva essere, ok, questo è un sistema d'assi cartesiani?
È un sistema d'assi cartesiani? L'origine degli assi è questa? Perché XY, qui c'è l'origine degli assi. Quindi 555, per esempio, se il punto è questo, 555 è da qui, dall'asse Y, no? Quindi diciamo, ci siamo avvicinati. Però, se il punto fosse stato da questa parte, per esempio, poteva essere meno 555, che sarebbe stato scomodo, cioè avere le coordinate negative ci è scomodo. Comunque, un attimo solo, abbiamo detto 555 dall'asse Y, poi vediamo meglio dov'è l'asse Y, intanto noi lo vediamo qui. E 4550 era? Quella distanza da dov'è? No signore, dall'equatore, eh sì, dalla X è logico, dalla X, però il nostro asse X è l'equatore rettificato, no? Anche in questa, sì, qui si chiama X, però potevamo scrivere tranquillamente equatore, quindi sull'equatore va bene così. Però vediamo, rispetto all'asse Y, invece non è così. Diciamo, ci siamo un po' avvicinati come concetto. Perché, diciamo, se fosse... Diciamo, apparentemente la coordinata di questo punto dovrebbe essere questa. La scissa, no? L'est dovrebbe essere questa linea rossa che ho tracciato, però questo ci darebbe un problema, che la coordinata per esempio di quest'altro punto sarebbe questa e quindi sarebbe negativa, cosa che, diciamo, chi fa le carte non ama. Anche per noi non è comodissimo avere delle coordinate negative. Per questo è stato escogitato un altro sistema, un'altra cosa che io ho sentito nominare tra voi. Sì. Come si chiama? Sempre io. La falsa origine. La falsa origine o il falso, sì. Falso è. Benissimo. Allora, cos'è il l'abbiamo già detto, diciamo, ripetita audaces fortuna Juventus. No, non è così, vabbè. Allora, questo, vedete, era il meridiano centrale, cioè l'asse che lì era chiamato asse Y, no? Questo era il meridiano centrale. E abbiamo detto, le coordinate, noi leggiamo lì 555, però se fosse stato qui a ovest del meridiano centrale avremmo letto meno 555, meno 400, insomma, un numero negativo. Allora, si aggiungeva tipo 500. Si aggiungeva, in questo momento non mi ricordo quanto, perché poi cambia da sistema cartografico a sistema, si aggiungeva probabilmente 500, poi lo controlliamo, con che trucco? Spostando graficamente, cioè riferendosi invece che al meridiano origine, a un'altra linea che non è più un meridiano. Perché adesso siamo, immaginate tutto questo in un sistema proiettato. Immaginate semplicemente di spostare l'asse Y a destra, a sinistra, verso ovest. Quindi, qual è il vantaggio? Che le coordinate di questo punto dove sta il cursore adesso, mentre prima sarebbero state negative, adesso sono positive.
Perché mettiamo che, diciamo, fosse stato, mettiamo che le coordinate vere, cioè quelle rispetto al meridiano origine centrale, fossero state meno 100, no? Se noi abbiamo spostato di 500 km a ovest il meridiano origine, cioè abbiamo fatto una falsa origine, le coordinate diventano meno 100, cioè quella originaria, più 500 uguale 400. Così abbiamo tutte coordinate est positive. Le coordinate nord, almeno nel nostro emisfero, sono di loro natura positive. Quindi abbiamo entrambe le coordinate planari sono positive. E questo abbiamo detto si chiama falso est o falsa origine. In altri sistemi vedete c'è anche un falso nord, però diciamo a noi questo non interessa. Dunque allora, la domanda originaria a tutti, come dire, la domanda, diciamo, la simulazione d'esame, era parlami dei tre fondamentali sistemi geografici, dei sistemi di proiezione, dei sistemi di riferimento. Allora, e qualcuno mi ha detto, professore, però, allora, la domanda tua era... non me la ricordo più, però riguardava i sistemi cartesiani. Allora, ecco, i sistemi cartesiani si chiamano così perché si basano su un sistema, cioè, diciamo, è una tautologia, vuol dire praticamente l'espressione si spiega da se stessa. Si chiamano cartesiani perché si basano su un sistema di assi cartesiani. Però questa è una risposta vera, ma che non chiarisce niente. Quella che vi ho dato io adesso. Quindi è una risposta che va precisata. Allora io ho detto, attenzione, ci sono sistemi cartesiani geocentrici che devono essere giocoforza tridimensionali, dove però la Z, attenzione, qui la Z non è la quota sul livello del mare, la quota sull'ellissoide, qui la Z è... la distanza di un punto dal piano equatoriale è un'altezza, ma è l'altezza sul piano equatoriale, diciamo un'altezza che a noi comuni mortali non ci serve. E questo è un sistema cartesiano ed è un sistema geocentrico. Quest'altro pure è un sistema cartesiano che noi abbiamo visto nella diapositiva con i due reticolati sovrapposti. E sono due sistemi diversissimi, perché nel sistema cartesiano, questo qui, o questo, il geocentrico, abbiamo visto che il piano XY è il piano equatoriale. Nel sistema cartesiano proiettato è un cartesiano 2D, però attenzione, quel 2D è il piano, attenzione a questa espressione, il piano cartografico. Cioè è il piano, immaginate di avere una carta, una mappa proprio di carta, la stendete sul tavolo. Il piano XY o est-nord è il piano del tavolo, non è il piano equatoriale. Cioè non è come se spaccassimo la Terra in due all'altezza dell'equatore. E anche la Z è una cosa diversa, perché lì la Z abbiamo visto cos'era. Era l'altezza di un punto sul piano equatoriale. Qui, anche se qui aggiungessimo, questo è un 2D, potremmo tranquillamente trasformarlo in 3D aggiungendogli la quota.
però quella quota, se vogliamo, quella z, questa z applicata qui, non sarebbe la distanza, l'altezza sul piano equatoriale, sarebbe proprio l'altezza, faccio per dire, sul livello del mare, quindi quella che serve a noi normali utilizzatori. Quindi questa, la domanda era, scusi, non ho capito bene, ma quali sono, prima abbiamo detto che ci sono i cartesiani e i non cartesiani, quindi i cartesiani possono essere sia geodetici che proiettati. Cosa vuol dire geodetici? Geodetici sono il sistema geocentrico, i sistemi geocentrici e i sistemi geografici. I sistemi geografici sono i sistemi che si basano sull'ellissoide. E i sistemi cartografici, i sistemi geografici possono essere 2D e 3D. 2D quando abbiamo solo latitudine e longitudine. 3D quando abbiamo latitudine, longitudine e quota sul livello del mare oppure sull'ellissoide. Quindi di questi tre sistemi fondamentali, ognuno dei quali ha all'interno tutta una serie di singoli sistemi, queste sono categorie di sistemi. Le prime due categorie, il geocentrico e il geografico, sono geodetici. Allora, qualcuno potrebbe magari anche forse, ma io tutti questi sistemi, eccetera, ci sarà un posto, un libro, un sito, un qualcuno che si sarà preso la briga di classificarli, cioè di metterli tutti insieme, così come abbiamo in un vocabolario italiano, abbiamo tutte le parole italiane, ci sarà qualcosa dove ci sono tutti i sistemi di riferimento, i sistemi cartografici, eccetera? Sì, e ce ne sono diversi. Qui, per esempio, la ISO, l'organizzazione che fa gli standard, che fa gli standard di tutto praticamente, forse anche dei cetrioli, ha una classificazione anche dei sistemi di riferimento. Questo qui è ISO 19111, faccio per dire. Però ci sono anche altre autorità, altre organizzazioni che hanno classificato i sistemi e che gli hanno assegnato un codice. Questo ha un codice ISO. L'autorità, diciamo, l'organizzazione più... Che voi troverete di più citata nei software, si chiama EPSG, che sta per European Petroleum Survey Group. Basta che digitate EPSG. No, che c'entra YouTube? Dunque,
European, vediamo se c'è scritto da qualche parte, no, non c'è scritto, vabbè. Comunque, European Petroleum Survey, scritto survey con la Y finale, group. Survey vuol dire in inglese topografia, rilievo topografico, ma anche, vabbè, anche altri significati tipo sondaggio, vabbè, facciamo bene. Comunque, questa organizzazione che si occupa, che riunisce, credo, i produttori di petrolio o qualcosa del genere, non ho approfondito molto, diciamo, ha messo a disposizione gratuitamente questo catalogo, questa classificazione completa di tutti i sistemi di riferimento, degli ellissoidi, di tutto quanto. Allora, vediamo un esempio. Qui possiamo retrieve by code. Retrieve vuol dire recupera, estrai, by code, cioè se tu conosci già il codice. Se non conosci il codice, possiamo fare qui query by filter. Interroga per mezzo di un filtro. Quindi vediamo un po', per esempio, ed 50 Allora, ED 50 sta per European Datum 50. Questo è il sistema di riferimento che, diciamo, sul quale si basa la carta IGM che vi ho fatto vedere. E sta per European. European Datum. Allora, è un ellissoide, l'ellissoide è un ellissoide geocentrico. Scusatemi, no, no, ho detto una fesseria. È un, come si chiama quello? Non, è un ellissoide orientato localmente. Queste amnesie che ho, vi prego di credere che sono amnesie come quando confondo i nomi dei miei figli. Sono dovute ai neuroni, non ad una scarsa conoscenza dell'argomento. Un ellissoide orientato localmente. Vi ricordate l'ellissoide orientato localmente? C'è un punto di riferimento dell'ellissoide, che oscula. Sì, che l'ellissoide oscula cosa? Il punto che vogliamo di fotografare, di emanazione. Il punto di emanazione, che cos'è? Punto da cui viene emessa l'ellissoide su cui vogliamo fotografare il... Sì, diciamo, non è detto bene, più o meno è come stai dicendo. Allora, vedete, ellissoide orientato localmente, cioè quello rosso. Allora, l'ellissoide, perché si dice che è orientato localmente? Perché si fa in modo che sia, esatto, che sia tangente al geoide, che sia tangente al geoide, in un dato punto. Questo si chiama punto di emanazione. E nel sistema ID50 il punto di emanazione si trova vicino Berlino, a Potsdam. Vedete, Berlino è questa. Il punto di emanazione di questo ellissoide si trova a Potsdam, che è una, diciamo, una città vicino Berlino. Scusate, è un sostanzialmente un quartiere di Berlino oramai.
Nel parco allora questo è il punto di emanazione sulla Helmert Teuer. Praticamente sulla torre Helmert con l'H avanti, che era un geodeta, un cartografo tedesco. In questo parco, questa l'hanno chiamata Helmert Teuer, che vuol dire torre in inglese. No, non mi esce da... Va bene. Quindi, diciamo, il punto di emanazione è questo. E nel caso del sistema ID50 coincide con la torre Helmert di Potsdam, vicino Berlino. Tenete presente che su quel testo che io vi ho dato nel materiale didattico, non so perché, dice che il punto di emanazione è a Bonn, che è in Germania ma in tutt'altro punto, era nella ex Germania Ovest, è un errore, non so perché hanno scritto così, però vi assicuro che è questo, perché poi quando, diciamo, io mi sono trovato davanti a questa contraddizione ho controllato e tutte le fonti dicono che si trova a Potsdam, quindi c'è un errore su quel libro che comunque rimane un libro ben fatto. Allora, torniamo alle PSG. Vediamo di trovare le D50. Vedete, di ED50. Non so se. Allora, dovremmo. Qui ce ne sono tanti. No, perché qua bisogna mettere anche cioè se sbagli la barra o lo spazio non te lo trova, questo è ecco. Allora, vedete, qui abbiamo nome, questo è il registro delle PSG. Allora, prendendo diciamo il sistema sul quale si basa la carta che abbiamo visto, quello è l'ED50 zona 33N. La 33N noi abbiamo già visto i fusi, no? 33 vuol dire il fuso 33 fascia N, cioè nord, quindi dell'emisfero boreale. Il suo codice EPSG è 23033. Poi dice tipo Projected CRS, cioè sistema di riferimento proiettato. Quindi si basa su, diciamo, su distanze lineari. Area description. Ah, poi dice status valido, cioè è in uso attualmente. Area description è l'area al quale si applica. Quindi l'Europa tra 12 e 18 gradi est, sia sulla costa sia in mare, eccetera, Italia, Città del Vaticano, eccetera. Andiamo qui a View e ci fa vedere i particolari. Dunque, quindi no, Projected CRS D50 OTM Zone 33N, questo è il suo nome generale.
poi ci dice il codice, eccetera. Poi aliases. Aliases sono i nomi alternativi, perché per esempio voi potreste trovare su qualche... Questo qui, questo è un nome alternativo. DK e D50 UTM. E poi da altre notizie... Ah, vedi, IT e D50 anche da Italia. Poi abbiamo area di uso e ci elenca di nuovo gli stati. Allora, poi dice valori dei parametri. Falso est, bravo, 500 km, vedi, io non me lo ricordavo. Poi latitudine dell'origine naturale, 0 gradi nord, cioè 0 gradi, origine della latitudine, 0 gradi vuol dire l'equatore, perché l'equatore è a 0 gradi. Longitudine dell'origine, longitude of natural origin, longitudine dell'origine naturale, 15 gradi est. 15 gradi est vuol dire il meridiano centrale, l'origine naturale. E qua ci dice il falso est, vedete? Falso est. Il fattore di scala. Il fattore di scala, l'origine naturale, vi ricordate? Io vi ho fatto vedere delle diapositive in cui si vede che c'è una contrazione, cioè il cilindro, per diciamo, renderlo un po' più preciso, lo si fa secante all'ellissoide. E quindi essendo secante è un po' più piccolo dell'ellissoide. E di quanto è più piccolo? Dello 0,9000, no, sì, 0,9996. Cioè è di 1, 0,0004 più piccolo. Poi qui c'è il falso est che abbiamo detto 500.000 metri, perché l'unità di misura ufficiale è il metro. Lì lo scrivono in chilometri per comodità. Il falso nord è zero. Metodo. Questo è il metodo di proiezione. Transverse Mercator. E che è una proiezione? Ora vedete, anche la proiezione ha un suo codice PSG, che è 9807, non ha importanza. Però per dire tutti questi concetti cartografici sono classificati nel sito dell'EPSG con un codice. E perché sto insistendo sull'EPSG? Perché QGIS utilizza questo al 99%. Ogni tanto si vede su QGIS qualche sistema cartografico con un'autorità di certificazione diversa. Però il 99%, faccio per dire, sono va bene. Ah, ecco, vedete? Cartesian CS, cioè Coordinate System Cartesiano 2D. Quindi il sistema è D50 di suo, salvo che qualcuno non faccia diciamo, non ci metta anche le quote, quindi facendo un sistema compound composto, però il sistema è D50 UTM 33N, è un sistema cartesiano 2D. Quindi dove questo piano cartesiano è il piano cartografico, cioè proprio la carta che noi abbiamo stesa sul tavolo, quello è il piano cartesiano. Va bene.
Volete fare qua? Perché io diciamo rimango sveglio perché parlo e quindi sto sveglio, però chi ascolta mi rendo conto che potrebbe. Sgranchitevi un po' le Zero gradi di latitudine. La longitudine 15 gradi rispetto a cioè, questi 15 gradi di prima rispetto a cosa? Sì. Un secondo. Allora, qui vedete questa rete di punti? Questa è la rete ETRS 89. ETRS sta per European Terrestrial Reference System. Allora, qui abbiamo sia il sistema di riferimento, sia la realizzazione hanno lo stesso nome. La realizzazione o materializzazione sono tutti quei punti che noi vediamo. Perché 89? Perché è stata messa a punto nell'89. Vi ricordate, vi avevo detto, queste reti, diciamo, di punti, queste realizzazioni, devono essere ogni tanto aggiornate, perché i continenti si muovono. E quindi le coordinate dei singoli punti possono cambiare. Quindi ogni sistema porta vicino l'anno in cui è stato messo a punto, e poi qui dice, vedete, raffittimento italiano, IGM 95, cioè un sottoinsieme di queste realizzazioni è stato realizzato dall'IGM, però non è semplicemente, o meglio, cioè parte da un sottoinsieme di questi punti e lo raffittisce, lo rende più fitto. Ne hanno fatti altri per avere una maggior precisione sul territorio italiano ed è stato chiamato IGM 95. Bene. Istituto Geografico Militare. Allora, vediamo un po' i sistemi principali che ci sono in uso. Vedete qui esempi di TRS o Datum. TRS sta per Terrestrial Reference System e loro realizzazioni o materializzazioni. Vediamo un po'. Partiamo dall'Italia. Allora, abbiamo qui Roma 40, che è quello dei due fusi est e ovest, ve lo ricordate? E qui dà in breve i suoi parametri. Ellissoide internazionale di Eifert, che è un certo ellissoide con un suo asse, con i suoi assi maggiori e minori, eccetera, eccetera. Realizzazione, rete del primo ordine, che è il termine col quale è stata chiamata, che è quella rete che vi ho fatto vedere prima su quella vecchia fotografia. Sistema cartografico Gauss-Boaga, fusi est e ovest.
Che cos'è un sistema cartografico? Un sistema cartografico è, come dire, a valle del sistema di riferimento, dell'ellissoide, eccetera. Per esempio, il sistema cartografico Gauss-Boaga, attenzione, non è la proiezione Gauss-Boaga, è un'altra cosa, cioè è, per esempio, in quanti fu data quella proiezione di Gauss-Boaga, no? In quanti fusi è diviso il territorio X, per esempio l'Italia? In due fusi. Come si chiamano questi fusi? Si chiamano fuso est e fuso ovest. Potevano chiamarsi anche fuso 1 e 2, no? Quindi è questo tipo, diciamo, il sistema cartografico è proprio l'ultimo passo nella realizzazione della carta. Qui poi c'è il sistema ID50, l'ETRF, l'ETRF 89, però attenzione, l'ETRF 89, che vuol dire European Terrestrial Reference Frame, con però come realizzazione non quella europea generale, ma la rete IGM95, cioè un miglioramento dell'ETRS nella parte italiana. E adesso c'è anche l'ETRF 2000, del quale, vedete, l'ellissoide, mentre nei vecchi sistemi era l'internazionale di Hayford, Hayford è un geodeta, diciamo, qui è l'ellissoide, si chiama GRS80, che sta per, Global Reference System, ed è un ellissoide praticamente quasi identico al VGS84. La realizzazione è la rete IGM95, quella che era accennata in quella diapositiva, e poi c'è il l'ETRF 2000, quindi più aggiornato, con lo stesso ellissoide dell'89, e in Italia la realizzazione si chiama Rete Dinamica Nazionale. Vediamo qui altro cosa c'è. Allora, questi due sistemi, questi, vedete, il Roma 40, sia come TRS sia come TRF, io li ho fatto partire, diciamo, da qui, dall'Italia, per dire che sono stati realizzati a Roma. L'ETRS, che è European Terrestrial Reference System, e l'ITRS, cioè International, quindi questo è mondiale, sono stati messi a punto a Parigi da un'organizzazione che si chiama IERS, ma non ha importanza, diciamo. Questa organizzazione ha sede a Parigi, per questo ho fatto partire le frecce da Parigi. Invece, negli Stati Uniti è stato realizzato il sistema di riferimento VGS84, che è sia un ellissoide sia un sistema di riferimento, la cui realizzazione è il GPS. Famoso GPS, no? Global Positioning System, che è una costellazione di satelliti, però sono satelliti del Ministero della Difesa americano. Allora, questa organizzazione che ha sede a Parigi, lo IERS, che ha realizzato l'ITRF, International Terrestrial Reference Frame. Frame vuol dire realizzazione o materializzazione. Ha fatto confluire, mentre il sistema, diciamo, GPS
è uno solo, è una sola costellazione di satelliti, nel sistema ITRF sono confluite varie costellazioni di satelliti, tra cui anche il GPS. Quindi più sono i satelliti, più sono i punti di coordinate di alta precisione, maggiore è la precisione della realizzazione. Dico è maggiore la precisione della realizzazione perché, perché il sistema di riferimento, non avendo punti al suo interno, è perfetto perché è un concetto assolutamente astratto. Invece, quando cominciamo a metterci punti dentro la realizzazione, ci vogliono delle misure, delle unità degli strumenti di misura, e quindi si commettono degli errori. Bene, questo perché voi in alcuni sistemi di coordinate che troverete in QGIS potete trovare ITRS, ETRS, VGS84 e compagnia bella. Vabbè, qui su questa diapositiva ci sono questa un po' ripete quella che abbiamo visto sulla carta del mondo. Una domanda che a volte allora attenzione, non avete bisogno degli occhiali, eh? È proprio così la carta. No, non è un 3D, praticamente ora vi spiego. Dunque, vi potreste domandare, ma Google Maps su quale sistema di riferimento si basa? Allora, si basa su un sistema che viene chiamato Web Mercator o anche Google Mercator. Allora, il sistema Web Mercator, facciamo una cosa, cerchiamolo sull'EPSG, così ci abituiamo. Cercate quando studiate di consultare il sito dell'EPSG, così diciamo prendete confidenza. Ah, viene chiamato anche Pseudo Mercator. Quindi, allora, anzi, qui sull'EPSG il nome ufficiale, il primo nome è Pseudo Mercator. E i sinonimi sono questo qui, VGS84 Popular Visualization Pseudo Mercator o anche Web Mercator. Allora, che cos'è? Intanto è un sistema di riferimento proiettato e vediamo
Però i sistemi di riferimento proiettati devono comunque basarsi su un ellissoide, cioè è sempre che proiettato cosa? È proiettato, viene proiettato l'ellissoide. Quindi questo è un geografico 2D, perché si basa su un ellissoide. O meglio, l'ellissoide è un geografico 2D, ma il sistema è proiettato. Quindi area di uso, vedete il mondo, viene utilizzato in tutto il mondo, però tra 85 nord e 85 sud. Volevo vedere la proiezione, dov'è? La proiezione dovrebbe essere allora, qui non lo trovo, però la proiezione, cioè il VGS84, viene proiettato su un cilindro verticale, cioè una proiezione di Mercatore, non trasversa di Mercatore, una proiezione diretta. Quindi questo fa sì che diciamo, le misure che noi... Vabbè. Le misure che noi troviamo possono essere abbastanza alterate man mano che ci si avvicina ai poli. Tant'è vero che non viene, avete visto? Viene utilizzata soltanto fra 85 nord e 85 sud, cioè tra più 85 e meno 85. Qual è il suo problema? Il suo problema è che le formule che lui utilizza, cioè si riferisce a un ellissoide, però le formule di proiezione che utilizza sono le formule buone per una sfera. Quindi da qui si creano questi problemi, queste distorsioni. Per esempio, per la Gran Bretagna, abbiamo qui in rosso la Gran Bretagna proiettata con la Webb Mercator e in blu con la proiezione di Mercatore, cioè con tutte e due sono cilindrica diretta. Però la Webb Mercator, mentre quella di Mercatore utilizza le formule... La Webb Mercator assume l'ellissoide come riferimento, ma utilizza le formule adatte alla sfera, perché è più semplice, probabilmente per risparmiare, diciamo, tempo di calcolo, immagino. Questo però crea delle distorsioni, che qui per esempio c'è un ingrandimento. Vedete, in rosso è Webb Mercator, questa qui, e questa è quella di Mercatore, che sarebbe quella tra virgolette esatta, poi sappiamo che nessuna proiezione è esatta, però quantomeno quella di Mercatore utilizza l'ellissoide e le formule di proiezione adatte all'ellissoide. La Webb Mercator o Google Mercator o Pseudo Mercator utilizza l'ellissoide sempre VGS84, però le formule di proiezione che erano nate per una sfera. E questa è quella che noi troviamo su Google Maps. Ok. Va bene, allora non ho mantenuto la promessa, però vi avevo detto che era una quasi promessa. Per la prossima volta cominciamo direttamente col computer.